E come ogni giovedì, l'appuntamento in chiusura di TG con la rubrica dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Luce e Vita. Luce e Vita numero 36 di domenica 3 novembre. In prima pagina l'augurio all'ACR, Azione Cattolica dei Ragazzi, che il 1 novembre compie 50 anni. L'associazione, che era già presente sul territorio nazionale da un secolo, decise di mettersi al servizio dei più piccoli, attraverso i giovani e gli adulti. Pertanto la festa del Ciao di quest'anno sarà vissuta a livello interparrocchiale o cittadino con un collegamento diretto da Roma, dove dal 31 ottobre al 2 novembre sarà in corso l'evento Light Up Ragazzi in Sinodo, a cui parteciperanno anche alcuni ragazzi della nostra diocesi. A pagina 2, Don Giovanni De Nicolo, direttore dell'ufficio Confraternite, si sofferma sul senso della commemorazione dei defunti, ribadendo che l'annuncio della resurrezione andrebbe proclamato con maggior frequenza e vigore. Riportiamo sul settimanale le date delle visite del vescovo ai quattro cimiteri. A pagina 3, Suor Rimma Milizia ripercorre le tappe storiche dell'Istituto Sacro Cuore di Ruvo di Puglia, fondato sotto il pontificato di Pio XI e giunto al 90° anno di fondazione. Il 6 novembre del 1929 giungono a Ruvo le prime figlie di Maria Ausiliatrice, attese dalla loro benefattrice, la nobildonna Angela Fenicia. Di qui l'inizio di numerose opere caritative, scolastiche, educative e sociali di cui tutt'oggi beneficia il territorio. Il paginone è dedicato alla visita pastorale di Monsignor Cornacchia presso la Concattedrale di Giovinazzo dal 3 al 5 novembre. Un'occasione per riscoprirsi uomini e donne che vivono una quotidiana resurrezione, come ha affermato il parroco Don Andrea Zollini. Per quanto la Concattedrale si estenda sulla porzione più piccola del territorio giovinazzese, allarga i confini durante la festa di Maria Santissima di Corsignano per vivere momenti di profonda fede e richiamare i fedeli dai vari continenti. La visita del Vescovo è un'opportunità anche per riflettere sulla missione della parrocchia e sulle bellezze artistiche che rendono ancora più bella la Concattedrale, nelle parole del restauratore Giuseppe Chiarella. A pagina 6, spazio ai più piccoli della redazione. Torna Luce e Vita ragazzi con riflessione sulla catechesi e la disabilità, la giornata per la prevenzione cardiopolmonare, l'iniziativa Io leggo perché e un suggerimento di lettura. A pagina 7, la recensione di Gianni Antonio Palumbo del romanzo di Giovanni Capurso, nostro redattore, Il sentiero dei figli orfani, edito da Alter Ego. L'autore ripercorre l'adolescenza di Savino, giovane seminarista, per affrontare il rapporto con la vita, la complessità, le figure familiari attraverso dubbi e desideri, senso di orfanità e fiducia. In ultima pagina, accanto alla rubrica di spiritualità di Don Luigi Zicolella, una finestra sulla Siria e la drammatica situazione che il paese vive da 8 anni e che richiama quella in cui versa il Venezuela. L'attenzione si sofferma in particolar modo sul progetto Goccia di Latte, sostenuto dalle chiese cattolica e ortodossa grazie alla Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Così ogni mese sono 5.000 tra neonati e bambini fino ai 10 anni che ricevono latte in polvere. Mariam e suo marito George ci raccontano quanto è importante questo aiuto. Il giornale è sempre disponibile nelle parrocchie o in abbonamento postale e digitale. Grazie per l'attenzione e buona lettura!